bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Monster Hunter Stories. Nello scorso video sono arrivato al villaggio Copney, il villaggio dove vivono tutti quanti i Felin, e sono anche amici di Naviro, ovviamente. Lui è, più che altro lui è naufragato qui, ecco. Però sì, ci sono un mucchio di Felin, c'è la nonna Gattara e abbiamo già svolto delle missioni per far sì che Naviro si integrasse meglio, tornasse a essere amico, insomma, si riscattasse con gli abitanti del villaggio Copney. E andiamo un po' a parlare con l'anziana signora, perché a quanto pare ha altro per noi. Però, tu che fai qui? Da solo? Oh, niente, non si smuove. Signora? Ah, ci sono già tutti quanti i miei amici qui, che bello. Wow, questi poi palloni sott'aceto sono favolosi, gnom. Quello sembra mangiare. Hanno una fragranza deliziosa e il loro sapore è bilanciato alla perfezione. E noti dolci compensano l'amarezza di fondo. Un lavoro culinario coi fiocchi. Vero, vero? Sott'aceti di Malleri sono i migliori che ci siano. Ah, Naviro, piccolo aiutatore. Ciò via, carissimi, mangiate una volontà. Mi fa felice vedere che i giovani apprezzano il mio cibo. La mia sola speranza è che questi giorni di pace possano continuare per sempre. Sono certo che sarà così, nonna. Cos'è che volevi dirci? Sicuramente avete sentito parlare del flagello nero, dico bene? Per tutti i guarga galoppanti, non dirmi che il flagello è arrivato sino a qui. Temo di sì, mio caro. O almeno così crediamo, non ne siamo ancora sicuri. Accidenti! In questo caso siete fortunati che siamo arrivati due rider ad aiutarvi. Te l'abbiamo già detto, tu non sei un rider. Un rider apprendista, rider aspirante, rider, che differenza fa? L'importante è fermare quella nebbia nera. È il nostro dovere proteggere questi sottaceti e il resto del mondo. Ciccio. Naviro, Link, vi ringrazio di tutti di cuore. Per ora il villaggio non è contagiato, ma vorrei sapere cosa succede altrove. Lascia fare a noi, nonna! Daremo un'occhiata qui intorno, vero socio? Quindi il mio obiettivo ora è andare alla spiaggia Pau Pau per scoprire cosa è successo e poi riferirci tutto alla capovillaggio. Ti porto alla spiaggia Pau Pau? Ok, arrivo tra un sacco di cose interessanti. Ma Naviro, portami! Stiamo aspettando solo te. Proseguendo per di qua... Siamo sempre nella Valle Aowa. Però... Vuoi... Osso mostro meglio. No. Il mostro meglio a me non piace. Io voglio il mostro grosso, che è una missione. Trovare le ossa del mostro grosso. Vabbè, le troverò prima o poi, mo non è che sto a sindacare. Ma, mi piacerebbe. Oh, sempre nella Valle Aowa. Eccolo qua. Questo è quello che devo sconfiggere. E non mi piace neanche un po'. È brutto. Brutto cattivo. Ludrot purpureo. Lo affronto? Ci provo? Lui attacca con la potenza. E so cavoli amari. Vado velocissimo perché non voglio... Voglio capire se posso batterlo. E ora fa bagno di veleno. Guarda, una cosa che non volevo proprio vedere. E ora fa tecnica. Però il nostro fa potenza e vince. Attenzione. Grande. Ok, ora vinciamo. Velocità. No, potenza. Perché non attacca? Attacca a me, attacca. Non attaccare il mio Rata. Niente, vuole attaccare Rata. Ma mo salgo in groppa, amico mio. E velocità. Oh, e mo chi vince, eh? E mi si carica anche il legame. Vado con il legame a livello... Oh, potevo caricarlo ancora, vedi, a saperlo. Oi, attenzione, si è arrabbiato. He's angry. Oh, posto? Velocità, oh no. Ci avvelena. Ci prova. Non ci riesce. No, tecnica, fai più potenza. Ah, schivato. Ci sta. Eccolo qui. Oh, palla di fuoco brutale. Da un bel po' di punti questo Ludrot purpureo. Potrei sfidarlo altre volte. Ah, non era la missione del Ludrot purpureo. Scusami, io l'altra volta ho tanta paura. Che poi è facile. Però non c'era la missione. Questo è ok, un osso normale, immagino. No, ossa mostro grande. Osso, non ossa. Osso. Ok, là niente. Ci sono... A parte ci sono già stato. Sarebbe... Si fa il giro praticamente. Oh, spiaggia Pau Pau. Paura?
Ma è l'agile Momonga! Kecha Wacha! Poi nello scorso episodio l'ho incontrato lui! Allora, ha le orecchie di Dumbo, la proboscide di un formichiere, è un gorilla, ha anche la membrana per planare come l'agile Momonga, ma ha anche gli artigli, eh? Amico, tu che fai tecnica? Vabbè, un attacco preventivo doppio come sempre, amico mio. Non ci fa schifo per niente. Ok, il mostro doppia? Va bene, ho capito, va bene. Ecco, potenza normale è bloccato, quindi l'altra volta quando ho bloccato velocità, in realtà poi non è servito a niente. Però io faccio tecnica se lui fa tecnica, perché se no mi frega. Posso ancora andare. Un'altra saliva, che ci blocca? Niente. Ah, siamo sbloccati. Allora, oggetti, pozione sul... su me. Me prima. Mosti, guarda come se la cava bene il mio Mosti. Guarda come se la cava bene. In sella, broschi. E ha abilità legame. Non può essere tanto più forte lui, no? Oh, cavoli. Invece sì, è più, tanto più forte. Allora, mi ha fatto velocità. Però, secondo me, lui è tecnico più che veloce. Beh, mi fai fare, però? Steffa, solo tu, non ho capito. Ah, devo ricaricare le pozioni. Devo craftarle, sì. O le crafto o le compro. E plana. Ok, potenza. Vai, doppia! Doppia! Bene, amico mio. E poi... si va con il legame. No, non posso fare nulla. Ma ci picchia. Vai. Sta riprendendo. E allora attacchiamolo con tutte le nostre forze. Abilità legame, penso che è fatta, Penso che ormai... beh, sì. No, ancora no? E quanto sei duro? Oh, quanto duro! È una cosa assurda! Ulna. Cos'è l'ulna? Ah, l'ulna, certo. Wow, sul serio? Ci sono persino dei mostri qui. Non c'è dubbio, devono essere mutati. Molto strano. Quel Kecha Wacha ha appena lasciato cadere qualcosa. Corazze nere! Non ho mai visto una cosa del genere da queste parti. È colpa del flagello nero, è arrivato anche qui. Presto, Link, dobbiamo avvertire la capovillaggio Mallory. Pare esserci un chiosco della Gattovana nei dintorni. Subito, ha cambiato subito atteggiamento. Allora, io vedo un Ludrot reale in acqua che non mi dispiacerebbe affrontare magari anche dopo. No, Ludrot purpureo, non reale. Vediamo, c'è un po' di roba a terra, io vado a prenderla. Perché ci sono, probabilmente sono aglioni. E gli aglioni servono... no, bacca pittura, niente. Per fare le essenze vitali. E qui se ne trovano tante. So che qui si farmano. Come lo so? Lo so e basta. È un altro chiosco della Gattovana. Ciao. No, no, aspetta. Mi ha salvato, ok. Vado un attimo sopra perché... tanto che ci sto, esploro. Che faccio? Finisce così l'episodio, no? Che bello. Oh, dalla scogliera si vede tutto. Beh, lì ci vado pure a prendere il tesorus. Oh no, oh no. Ma qui, ragazzi, siamo tranquilli? Rick Joschi va... sì, però in italiano cosa significa? L'acqua è bassa o devo nuotare per forza per arrivare lì? No, mi sa che devo nuotare per forza. Ah, posso volare con Rata, certo. Mi dimentico sempre questa piccola peculiarità del mio mostro. Ci siamo, possiamo scendere. Grande. Ah, ma c'è una tana di mostro raro lì. Sarà meglio andare ad esplorarla, che dite? Ma c'è un Pugi qui, aspetta. Prendiamo questo Pugi prima. Qui bello? Cagnolino? Tesoro e un altro Pugi. Botte grande. Ah, interessante la botte grande. Se la riempiamo di esplosivo.
Oddio, ma è un cocomero! Bello, Tato! C'è il sedere a cocomerino! Bellissimo! Allora, vado a esplorare. Ah, qui dentro c'è il fiore infernale! Ah! Lo faccio, ci provo. Ci provo. Ok, se affronto solo lui, potrei riuscire a farcela. Quindi gli altri li schippo proprio. Ah, mostro piccolo, ok. La cattura, niente da fare. Ok, ci siamo. Dai, vienimi addosso, bello. Sono qui. Oh, allora. Mi fa potenza, giusto. Ce la posso fare. Ce la posso fare. Che bello. Però non fare tecnica, rata. E che mi combini? Potenza già è meglio, però. Non troppo, eh. Ah, pozione, vai. No, ricaricati. Bevi. Buono. Inselloschi e velocità. No, bagno di veleno. Non dovrebbe avvelenarci, ok? Ancora. Ah, però. Ok, bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Siamo a livello 2 almeno. E abilità legame. Vai. Sì, ho messo velocità 3 per fare prima, eh. Non è uno scontro troppo importante, quindi. Velocità 3 va benissimo. Saliva velenosa e non mi piace. Ok. Cambio mosti. Metto Ratian. E comunque anche questo ha il fatto suo. Ah, Aculi è velenosi, però è velocità, quindi perdo. Aia. Ok, meno male, meno male, meno male è andata. Bene. Meno male che è andata. Io però sono avvelenato e devo curarmi assolutamente. Bene. Ottimo, possiamo anche prendere il suo uovo. C'è altro, quindi qualche fungo, ma niente di che. Ah no, quella potrebbe essere una. Un aglione. Bene, 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 bene. Ottimo. L'aglione serve. Allora. Ma guarda, prendo questo e vado. Cioè, alla fine dei conti, no? Un uovo non è che vale l'altro. Però questo mi pare nuovo. Dal colore mi pare nuovo. Quindi lo prendo. Ora, il compito è tornare, far schiudere l'uovo, prima cosa. E poi parlare con la capovillaggio. Guarda questo come magno! Posto, fra? Vuoi condividere? Vabbè, niente. Ciao, Tato. Vediamo che esce fuori. Da questo uovo appena raccolto. Un gran jaggi che non è male. È grande. Non è piccolo. Ah, c'è un frammento d'uovo però. Sì, non. Vabbè, non è buono però. Ah, magari poi li levo tutti e li rifaccio. Non so se si possono levare, ma mi pare di sì. Ah, con te devo parlare? Fermo lì! È un po' che gironzoli in giro per l'isola. Che cosa stai tramando? Sputa e rospo! Fatemi da parte, stiamo andando dalla capovillaggio. Non mi fido di te. Hai fatto soffrire Fiora Alicia. Non è stata colpa mia. E non ho fatto assolutamente del male a Fiora Alicia. Puoi scommetterci la coda. Non parlo di quello che accadde nella valle. Davvero non ne sai nulla? Fiora Alicia ha lasciato l'isola per cercare te. Che ha fatto? È per questo che è stata catturata da Manergar. Lasciasti l'isola senza dirle niente. Hai idea di quanto fossi preoccupata per te? No, tu ti preoccupi solo per te stesso. Questo però non è affar mio. Ma è per quello che hai fatto a Fiora Alicia che non ti perdonerò mai. Rifletti bene su ciò che stai facendo. Sono stato abbastanza chiaro? Andiamocene, zigzag. Ciao, perdenti. Forse dovrei riflettere su ciò che sto facendo. Ma so già benissimo cosa sto facendo. Non ho bisogno delle pratiche di tigre.
Comunque andiamo a parlare con la capo villaggio Mallory. Ok. Un po' tirata, la faccenda. Però ce lo facciamo andare bene comunque, perché non possiamo fare altrimenti. Biberniana. Davvero, caro, sembri molto agitato. Cos'è successo? Nonno, siamo nei guai. Guarda questa corazza. È macchiata di nero. Quel flagello sta iniziando a raggiungere il villaggio. Qua vicino devono esserci anche mostri contagiati dal flagello nero. Poveri cari. Non possiamo ignorare il problema. Ma fate molta attenzione là fuori. Anche Fioralice è preoccupata per te. Mi raccomando, falle visita più tardi. Fioralice. Ehi, Link, ti va di raggiungere la costa? Sì, ma prima di raggiungere la costa devo andare a controllare un'altra cosa che non ho fatto, la squadra di esplorazione. Perché sono tornati. Controllando un attimino gli ultimi mostri che ho preso. Oddio, allora, Gipcheros, come si chiama? Ha tantissimi punti salute. Però, il Gran Jaggi mi cerca i nidi. E il Gravios, nuotatore lavico. Beh, mi metto un attimo Zamtrios perché voglio provare a fare una cosa. Dato che Zamtrios può nuotare, vado un attimino al lungomare Pau Pau e nuoto con lo Zamtrios per vedere cosa c'era in acqua. Sono molto curioso ora. Ah, posso? Perfetto. Oh, let's go! Finalmente. Pelagicite, cos'è? Finalmente provo il nuoto, provo. Non l'ho mai provato prima perché non mi andava in acqua e dico, boh, forse c'è qualcosa che sbaglio. Bastava premere B col mostro. Gamberetto regina, bello. Bello come sale. Grande. Erbe, ok. E let's go. Ok, belle ste rovine pure. Direi, però, che per questo video è tutto. Nel prossimo andremo a parlare con Fioralicia e vedremo cosa da dirci. Sicuramente avremo un po' di retroscena sulla vita di Naviro, che comunque sia sappiamo quello che è successo, che era il laboratorio. Però qualcosina in più magari della sua vita qui al villaggio Copney. Ad ogni modo, per questo video è tutto. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili. Noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Ciao!